Una mappa tascabile dedicata ai parchi e giardini dell'area metropolitana di Napoli è la Green Map of Naples, iniziativa dell'associazione Premio Green Care, realizzata per accompagnare cittadini e turisti alla scoperta del verde urbano. 20.000 copie stampate gratuitamente per il Maggio dei Monumenti sono state realizzate in italiano ed inglese per presentare 37 tra ville storiche e giardini di quartiere, riserve naturali, orti botanici, chiostri e parchi urbani. Sarà pure una mappa interattiva sul nostro sito premiogreencare.org e i turisti potranno geolocalizzare i giardini per poterli appunto raggiungere più facilmente. Riteniamo che il giardino che ha avuto questo cambiamento più spettacolare è il Real Bosco di Capodimonte. C'è stata un'interpretazione completamente differente nell'approccio alle funzioni del parco, un parco sociale che accoglie con diverse funzioni, accoglie gli sportivi, le famiglie, gli amanti delle passeggiate botaniche, le persone che vanno semplicemente a rilassarsi, a leggere un libro sulle panchine. Troviamo che sia un modello da replicare anche in piccolo per altri parchi più piccoli e anche quelli di quartiere. Presentata questa mattina in sala giunta, la Green Map propone anche itinerari con visite che legano diversi giardini attraverso l'uso di scale o pedamentine, linee metropolitane e funicolari. Già da questa mattina la mappa è stata distribuita in alcune piazze della città e si potrà trovare nel circuito di Ware Naples, presso gli infopoint del comune e all'aeroporto di Capodichino. È una bella iniziativa di un'associazione fatta di persone che si prendono cura della città, che si uniscono al lavoro di tanti altri e delle istituzioni, e il lavoro di squadra per il bene comune della città, ecco perché mi sembra giusto sostenere queste iniziative in modo forte.